lei ha la cartella, sta tornando proprio al lavoro, diciamo, sui banchi di scuola, professore di matematica. Ma è stato veramente uno shock, avendo ricevuto più documentazione scritta nella quale praticamente si veniva confermato questo provvedimento di pensionamento, sicuramente non me l'aspettavo. Stavo già programmando di fare qualcos'altro e alla fine, dopo aver cambiato modo di vivere, cambiato vita, ho dovuto riprogrammarmi tutto come prima. Dopo quasi 40 anni dietro la cattedra, la sospirata pensione, ma poi dopo 20 giorni la chiamata dell'INPS. Andate in pensione? Anzi, no. I professori veneti non avevano fatto i conti con la burocrazia italiana, che appena 20 giorni dopo l'addio alle aule agli alunni li ha richiamati in servizio. All'inizio è parso a tutti uno scherzo grottesco, ma leggendo con attenzione la lettera del Ministero dell'Istruzione, gli insegnanti, incappati nella beffa, hanno capito che non c'era molto da ridere. La circolare diceva più o meno che avevano sbagliato i conteggi e che i prof e colleghi dovevano tornare a scuola. Un bluff, insomma. La vita da pensionato di Ivano Favotto è durata appena 19 giorni. Già sono stato bloccato un anno e mezzo fa dalla Fornero, perché avrei dovuto andare in pensione un anno e mezzo fa. Questa sarebbe la seconda beffa. Ho ripreso con la passione che avevo prima, anche se dentro rimango sicuramente molto ferito da quanto mi è successo. E vista sottratta l'agognata pensione, il professore ha deciso di rivolgersi ad un legale. Stiamo vedendo se ci sono gli estremi per fare un ricorso al TAR. Hanno mandato in pensione una persona e dopo 20 giorni, senza alcuna motivazione scritta, tramite una telefonata, hanno detto ritorna al lavoro. Questo per me mi rende molto perplesso, proprio la mancanza di comunicazione tra la pubblica amministrazione. Oltretutto un comune cittadino, se succedesse il contrario, saremmo già in galera. Probabilmente se l'avessero convocato l'ufficio scolastico provinciale, gli avessero spiegato le motivazioni, l'errore, si fossero resi disponibili. Bisogna pensare che un professore che va in pensione rivede la sua vita. Il professor Fagotto è dirigente di una società, mi pare, di pattinaggio, aveva già prenotato un viaggio a Shanghai.